Bella a tutti, raga, bentornati con G di campagna. Post partita di Fiorentina Roma. Ce l'ho per tutti, ce l'ho per tutti. Allora, a Roma, per cominciare alla Roma. Partita giocata piuttosto bene nel complesso. Allora, ce l'ho per Under. Under, sei una pippa, vattene, vattene, vattene. Hai sbagliato, ma che passaggio hai sbagliato? L'ha passata Simeone, l'ha passata Simeone, non hai azzeccato un cross, ma perché? Ma perché sei valutato 50 milioni? Ma parti subito, vattene, come con l'altra pippa di El Shaarawy, non abbiamo due esterni che riescono a giocare, fai giocare Kluivert, fai giocare Kluivert. El Shaarawy, altro, non azzecca un passaggio, corre soltanto, ma neanche quello, non azzecca un dribbling, uno contro uno, El Shaarawy. Non lo fai giocare, non lo fai giocare. Dzeko, Dzeko, Dzeko. Ma tu esisti per giocare soltanto le partite contro Spal, che perdiamo lo stesso, contro il Chievo, contro, che ne so, dimmi te, contro le squadre, le ultime 5 squadre della classifica. Stai qua per questo, dillo, dillo, così ci abituiamo. Così non voglio che segni contro Fiorentina, voglio che fai una cosa, un passaggio, una sponda, un dribbling al 91esimo, ti salti tre giocatori e tiri centrale, centrale, tiri centrale. Pellegrini, devi essere reattivo. Se ti arriva una palla sui piedi, non devi stare fermo. Muoviti, girala, fai qualcosa. Non è che stai così. Dai, sono più reattivo io sul mio letto, dai. Ubriaco, dai, ti prego. Fiorentina, Fiorentina. Fiorentina, ma un rigore a partita te lo devono dare. Te lo devono dare, un rigore a partita. Oggi voglio parlare solo del rigore, praticamente solo del rigore. Poi volevo parlare un po' del pareggio maturato su erroraccio di La Font. Ma che devo dire? O segnavo su una cagata oppure non segnavamo. Se fosse finita in vantaggio. Vinta da noi, sarei comunque venuto qua a fare uno sfogo perché sono incazzatissimo. La Roma in complesso non ha giocato male, l'ho detto, ha fatto girare bene la palla. Diciamo, la Fiorentina ha giocato soltanto 10 minuti tra il 50esimo e il 60esimo. Si è mangiato un gol con Chiesa che l'ha messa dentro Simeone, che è un'altra pippa che sta solo là per cadere per terra insieme a Chiesa. Chiesa invece è un fenomeno, ma Simone veramente cade a terra, sta 3 minuti, stai 3 minuti fermo e poi si vede in diretta nazionale, te lo dico, internazionale, si vede che sei caduto, si vede, si vede, si vede, ti dirò una cosa che non sai, si vede che hai simulato, si vede, si vede, si vede, perché Olsen ti tocca il piede così. Lo sfiora, non ti fa così, non ti tiene, non ti ha aggrappato, tu gli hai tirato anche un calcio. Parlo pure a bassa voce, perché sono un bestemmio. Vanti, vanti, tu sei il peggiore arbitro che io abbia mai visto arbitrare. Te ne devi rendere conto. Io preferisco Orsato. Orsato preferisco Vanti. Fischi da gialli a caso, ma questo vale anche per la Fiorentina, non soltanto per la Roma. Poi, quel rigore, ma che rigore è? Ma che rigore è? Io veramente non lo so. Preso anche per tu, ti dirò di più al fantacalcio e bafammo. Ormai ho avuto anche grandi occasioni nel primo tempo, non come nel secondo, però anche nel primo tempo Dzeko si è mangiato un gol di fronte al portiere che meglio se non me lo ricordo, perché cade il telefono, cade pure il telefono, ma che vita di merda. E vi chiedo di lasciare like, di condividere il video. Grazie a tutti per essere arrivati fino a qui, bello a tutti.